Gesù cade per la prima volta sotto la croce. È quanto di più naturale poteva avvenire. Quest'uomo, piagato dalla flagellazione e dalle sofferenze, sotto il pesante legno trasversale di quella che sarebbe stata la croce a cui era legato, ci cade sotto, stramazza per terra, e la croce lo adagia alla terra, perché con le braccia distese, legate alla croce, abbraccia la terra. E questo ci richiama una verità fondamentale. Il sangue di Cristo, quel sangue versato dalla flagellazione e che viene versato ancora dalle piaghe aperte della flagellazione, il suo sudore intridono la terra che lui abbraccia, che lui stringe, che lui salva. E in quel momento, attraverso il sangue, il sudore, le braccia di Cristo, il Padre abbraccia tutto il creato e Cristo lo fa suo, lo redime, lo salva. È bellissimo pensare allora a questo punto ai nostri splendidi paesaggi, i paesaggi naturali e i paesaggi fatti dall'uomo, la creazione, il giorno, la notte, il mare, le cose grandi che ci circondano, e pensare che tutto è salvato dal sangue di Cristo, tutto è lavato dal suo sudore. Ecco perché dobbiamo rispettare il creato. Che dico? Amare il creato. Perché Cristo lo ha abbracciato tutto e lo ha salvato con il suo sangue.